Negli ultimi giorni ha tenuto banco alla Chiesa del Cristo una vicenda che ha fatto discutere i fedeli. È successo che il parroco che celebrava la messa di domenica scorsa, messa delle 20:30, abbia ripreso una ragazzina di 11-12 anni che si stava avvicinando all'altare per procedere alla seconda lettura. E aveva un abbigliamento, aveva una maglietta bianca, dei pantaloncini bianchi con un risvolto a metà gamba e quindi insomma, dei pantaloni corti, diciamo non da spiaggia, da passeggio in città nelle giornate estive. Il parroco, quando l'ha vista avvicinarsi e camminare nella navata, l'ha in qualche modo fermata, procedendo alla sostituzione di lei come lettrice e chiamando la persona che era incaricata di designare a inizio messa chi doveva salire sull'altare per procedere alle letture. È una cosa piuttosto insolita che nel corso della messa, insomma, ha fatto certamente non è passata inosservata. La ragazzina, insomma, si è sentita ripresa, si è seduta nei primi banchi, la madre è venuta a prenderla per mano, hanno abbandonato la chiesa. Durante la messa, poi la stessa genitrice è tornata a fine celebrazione e ha discusso piuttosto animatamente con il parroco circa l'opportunità di rimproverarla così davanti a tutti, insomma, la ragazzina, per quanto su un aspetto, quello del decoro, che ha lasciato i fedeli divisi, quando ognuno ha, diciamo, giustamente le sue convinzioni, le sue opinioni, non siamo certo noi, come Messaggero Veneto, che abbiamo il diritto di dire cosa è giusto, cosa non è giusto all'interno della Chiesa. E noi, insomma, il nostro dovere è quello di dar conto della notizia e di tirarla fuori. Siamo stati l'unico media che ne ha parlato qui a Pordenone. Il codice di diritto canonico non ha disposizioni precise riguardo sul punto dell'abbigliamento da tenere in chiesa ed è lasciato un pochino alla sensibilità dei sacerdoti l'accettare o meno certi tipi di abbigliamento. Don Toffan ci ha detto che essendo l'ultima messa della domenica, spesso proprio alla sua messa vengono le persone che tornano dal mare vestite nei modi un pochino più arditi, se così vogliamo dire, no? Un pochino più spogliati, tornando appunto dal mare. E quindi le persone che, soprattutto quelle che devono leggere, insomma, le letture, lui gradirebbe che avessero un abbigliamento che tenesse conto del fatto che la chiesa non è una spiaggia. Altresì, la madre della ragazzina ci ha telefonato in redazione, insomma, comunicandoci non solo lo sconcerto, la tristezza, insomma, dell'adolescente per essere stata ripresa davanti a tutti, ma insomma anche la sua volontà di non andare più a messa, poi volontà ripresa e cambiata, insomma, nel corso della giornata. Due considerazioni, ma sono mie personali, visto che appunto i fedeli si sono divisi in maniera abbastanza equanime tra chi sosteneva che avesse ragione il parroco, anzi scusi, non è il parroco, ma è il parroco Monsignor Romanin del Cristo, Don Toffan, e chi invece sosteneva che la ragazzina non andasse rimproverata in maniera aperta davanti agli altri. La Chiesa, se vogliamo, non costringe nessuno, diciamo, a entrare a far parte del, tra virgolette, club. Come ogni club, e questo è un modo particolare, insomma, ci sono delle regole da rispettare. Il confine, il termine decoro si lascia leggere, diciamo. Il confine può essere quello indicato dal Monsignor Padovese, insomma, non ci vuole malizia né da una parte né dall'altra. Insomma, detto questo, con un po' di intelligenza probabilmente si eviterebbero delle questioni che poi fanno parlare di questo aspetto per i giorni a venire.